Permettetemi di analizzare il fenomeno Berlusconi attraverso il prisma della mia filosofia del martello e della trasvalutazione di tutti i valori. In Al di là del bene e del male, ho delineato la distinzione fondamentale tra la morale dei signori e quella degli schiavi. Berlusconi rappresenta un fenomeno particolarmente interessante perché incarna una curiosa ibridazione di queste due morali. Da un lato manifesta alcuni tratti della morale dei signori, l'affermazione di sé, la celebrazione della propria forza, il rifiuto dei vincoli tradizionali. Dall'altro però fa ampio uso degli strumenti tipici della morale degli schiavi, quindi il vittimismo, il risentimento, l'appello ai valori tradizionali come arma contro i suoi oppositori. È come se avesse creato una sintesi perversa. Usa la retorica degli schiavi per legittimare un potere che si esprime nella forma più volgare della morale dei signori. Il suo impero mediatico rappresenta la perfetta incarnazione di ciò che ho profetizzato in Così parlò Zarathustra quando ho parlato dell'ultimo uomo. Il deserto cresce, scrivevo, e Berlusconi ha industrializzato questa desertificazione spirituale. Ha creato un vasto sistema di produzione di mediocrità dove l'ultimo uomo può crogiolarsi nella sua piccolezza credendo la grandezza. Le sue televisioni sono come quelle taverne che Zarathustra trovava piene di predicatori della morte, luoghi dove si celebra il trionfo del nichilismo passivo sotto le spoglie dell'intrattenimento. Particolarmente significativo è il suo rapporto con la verità, che conferma e porta all'estremo ciò che ho analizzato in Su verità e menzogna in senso extramorale. La verità nelle sue mani non è nemmeno più una mobile armata di metafore, ma è diventata pura merce, un prodotto da manipolare e vendere sul mercato dell'opinione pubblica. Ha creato quello che potremmo chiamare un nichilismo mediatico. Non solo la verità non esiste più, ma questa non esistenza viene celebrata come spettacolo. La sua gestione del potere rappresenta una degradazione di ciò che ho chiamato volontà di potenza. Invece di essere una forza creativa che costantemente supera se stessa, il suo potere è puramente reattivo e accumulativo. È la volontà di potenza dell'ultimo uomo. Non vuole creare nuovi valori, ma solo accumulare più potere all'interno dei valori esistenti. È come se avesse preso il concetto di superuomo e l'avesse trasformato in una caricatura mediatica. Invece di superare l'umano verso l'oltre uomo, ha creato un sottouomo mascherato da superuomo. Il suo uso del risentimento, che ho analizzato in La genealogia della morale, è particolarmente sottile. Non si limita, come i preti ascetici, a gestire il risentimento delle masse. Lo produce industrialmente attraverso i suoi media, creando quello che potremmo chiamare un allevamento industriale del risentimento. Ha capito che il risentimento può essere non solo uno strumento di controllo, ma una vera e propria merce da produrre e vendere sul mercato politico. Ma forse, proprio come ho sostenuto, che il nichilismo completo è necessario per il suo superamento, anche il fenomeno Berlusconi serve a uno scopo più alto nella grande economia dell'essere. Rappresenta il punto culminante di quella decadenza che ho diagnosticato nella cultura occidentale. Il momento in cui il nichilismo diventa così evidente, così volgare, così impossibile da ignorare, che potrebbe finalmente spingere alcuni spiriti liberi a cercare nuove altezze. Come ho scritto in Ecce Homo, ciò che non mi uccide mi rende più forte. Forse questa esperienza di degrado culturale e politico totale servirà come catalizzatore per la nascita di quei filosofi dell'avvenire di cui ho parlato, capaci di una vera trasvalutazione dei valori. In questo senso, Berlusconi potrebbe essere visto come un necessario momento di passaggio. L'ultimo uomo che, proprio attraverso la sua mediocrità trionfante, prepara la strada per il suo superamento.